Problema Maldi, numero 23, pagina 998. Leggete il testo, fate pausa al video e cercate di risolverlo da soli. Poi guardate lo svolgimento solo alla fine. Questa è l'espressione, risultante che risponde alla prima domanda, l'espressione della forza elettromotrice indotta nella spira. Dunque provate a risolverlo da soli, poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, vediamo il circuito, prima l'interruttore era chiuso nella parte bassa, quindi il circuito inferiore, quello con la batteria, andava ad alimentare REC, in particolare andava a caricare il condensatore. Una volta avvenuta la carica del condensatore, l'interruttore si sposta nel circuito superiore, il generatore viene escluso e il condensatore carico si comporta da generatore facendo scorrere la corrente in senso antiorario finché il condensatore si scarica. La corrente che fa scorrere il condensatore l'ho chiamata IC, mentre il libro la chiamava I minuscola. Ho preferito chiamarla IC perché la I minuscola ha il puntino che si può confondere con la derivata. Questa corrente che scorre nel circuito superiore generata dal condensatore non è costante. Sappiamo che durante la fase di scarica del condensatore, la corrente ha un andamento esponenziale decrescente dato da questa espressione matematica, cioè parte dal valore iniziale massimo I0 e scende progressivamente a zero in un tempo caratteristico dato dalla costante tempo del circuito RC che si sta scaricando, costante tempo tau che è dato dal prodotto RC e che ricordiamo, anche se qui non serve, che tau è quel tempo caratteristico tale che la corrente rispetto al valore iniziale I0 è scesa al valore I0 su E, che è circa il 37% del valore iniziale. Proprio perché questa corrente che scorre nel circuito superiore è una corrente variabile, e precisamente una corrente che diminuisce, allora anche il campo B generato dal circuito superiore, generato dalla corrente IC, anche questo campo B non rimane costante, ma è un campo B che perde di intensità. Come si vede, infatti, tra la prima e la seconda figura sono diminuite le linee del campo B. In particolare sono diminuite le linee che attraversano questa spira. Nella prima figura ci sono quattro linee che attraversano la spira, nella seconda figura ci sono solo tre linee, queste tre linee rosse del campo B che attraversano la spira. Quindi questa spira avverte una diminuzione del flusso magnetico che l'attraversa. Ed è questo il motivo per cui si genera il fenomeno dell'induzione elettromagnetica. La spira, infatti, cerca di contrastare questa diminuzione di flusso magnetico, quindi la riduzione del numero di linee B che l'attraversano, generando un suo campo B indotto, queste due linee verdi, rivolte in alto, nella speranza di mantenere costante il flusso magnetico che l'attraversa e che invece sta diminuendo. E per generare questo B indotto, la spira fa scorrere una corrente I in senso antiorario, da non confondere la corrente indotta che scorre nella spira con la corrente IC che invece scorre nel circuito superiore ad opera del condensatore. Per far scorrere questa corrente indotta I in senso antiorario, la spira genera un campo elettromotore indotto sul bordo, della spira stessa, campo elettromotore indotto che è sempre tangente alla spira e orientato in senso antiorario. Quindi avrei dovuto disegnare una serie di freccette tangenti che rappresentano il campo elettromotore sul bordo della spira. La forza elettromotrice indotta nella spira è la circuitazione di questo campo elettromotore indotto. E la prima domanda del problema consiste proprio nel calcolare l'espressione matematica di questa forza elettromotrice indotta sul bordo della spira, che possiamo calcolare con la legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz o seconda equazione di Maxwell, che è questa. La T sta a significare che il flusso magnetico attraverso la spira varia con il tempo e anche la sua derivata, cioè la rapidità di variazione, cioè il tasso di variazione del flusso magnetico, varia anche lui con il tempo. Per calcolare la forza elettromotrice indotta, dobbiamo quindi prima calcolare il flusso magnetico attraverso la spira e poi farne la derivata. Il flusso magnetico si calcola sempre dal prodotto scalare dei due vettori B e S, che in questo caso sono due vettori allineati verso l'alto, perché il campo B è rivolto in alto in quanto è generato dalla corrente che scorre nel circuito IC. La corrente scorre in senso antiorario, per la prima regola della mano destra il campo B è rivolto in alto.
anche il vettore superficie della spira, per convenzione, lo orientiamo in alto, perché come al solito noi orientiamo la spira in senso antiorario, così la faccia superiore è quella positiva, quella che guarda verso l'alto. Quindi B e S sono due vettori allineati con angolo 0 tra loro, il loro prodotto scalare è semplicemente BS, sarebbe BS per il coseno di 0 gradi che fa 1. A questo punto andiamo a utilizzare l'ipotesi semplificatrice che fa il libro. Ci dice che il campo B generato dal circuito superiore, cioè generato dalla corrente IC, è proporzionale alla corrente stessa. È un'assunzione abbastanza logica, perché più corrente scorre nel circuito superiore, più intenso sarà il campo B. E il libro immagina che questo campo B sia direttamente proporzionale alla corrente che scorre nel circuito superiore. In realtà la corrente nel circuito superiore diminuisce, e quindi progressivamente e proporzionalmente diminuirà anche questo campo B, come infatti si vede passando dalla prima alla seconda figura. Il campo B diminuisce. Quindi andiamo a sostituire a B l'espressione KIC. Ricopiamo S e a questo punto abbiamo una diretta proporzionalità tra il flusso magnetico attraverso la spira e la corrente che scorre nel circuito. Questa costante di proporzionalità l'ho chiamata L, anche se è improprio, tra poco vedremo perché. Comunque questa costante è la costante K per S. S è l'area della spira. L uguale KS è improprio, perché L di solito si utilizza per l'induttanza, cioè per il coefficiente di autoinduzione, e rappresenta la costante di proporzionalità tra il flusso magnetico autoindotto e la corrente che scorre nel circuito. Qui non c'è proprio il fenomeno dell'autoinduzione. Ci sarebbe se noi considerassimo il flusso magnetico non attraverso la spira, ma attraverso l'intero circuito superiore. Perché allora sì che sarebbe il flusso magnetico che il circuito superiore genera attraverso se stesso. Invece qua è il flusso magnetico che il circuito superiore genera attraverso la spira. Comunque, fatta questa precisazione, cioè che è improprio parlare di induttanza, comunque lasciamo questa costante di proporzionalità con la lettera L, anche se non è l'induttanza. Quindi abbiamo in definitiva che il flusso magnetico generato dal circuito superiore attraverso la spira è data da L per la corrente che scorre nel circuito IC. Ora dobbiamo derivare questa espressione per sostituirla nella legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz o seconda equazione di Maxwell. Quando andiamo a derivare, la costante L rimane invariata, proprio perché è una costante, è il rapporto infatti di due quantità non variabili, che sono la costante K e l'area della spira. E invece dobbiamo andare a derivare la corrente che scorre nel circuito, quindi la corrente generata dal condensatore, che aveva questa espressione e rappresentava un esponenziale decrescente. Quindi dobbiamo derivare questa espressione qua rispetto al tempo. E perciò infatti ho scritto L per la derivata di IC, ma la derivata di IC è I0, che sarebbe il valore iniziale di corrente, il valore massimo, che lasciamo inalterato, per e alla meno t su tau, perché la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale stesso, ma poi l'esponenziale è una funzione composta del tempo, quindi devo derivare l'argomento dell'esponenziale, cioè devo derivare l'esponente, meno t su tau rispetto al tempo, e quindi la derivata è meno 1 su tau, eccolo qui scritto qui davanti. E a questo punto vado a sostituire questa derivata del flusso magnetico nell'espressione della legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz, quindi abbiamo questo segno meno che va ad annullarsi con quest'altro segno meno, quindi ecco perché viene più. Poi L, I0 e l'esponenziale li ho ricopiati, L, I0 e l'esponenziale, e ho ricopiato tau al denominatore. Poi ho sostituito tau con RC, sia al denominatore che nell'argomento dell'esponenziale, tau uguale RC. Ricordando che tau è quell'istante di tempo in cui la discesa della corrente nel circuito in fase di scarica, circuito RC, è avvenuta fino a che la corrente è scesa al valore I0 su E, che corrisponde circa al 37% del valore iniziale di corrente. Quindi tau è il tempo caratteristico di scarica del circuito, corrispondente a una corrente che è diventata circa il 37% del valore iniziale.
Infine, ho sostituito alla costante L il prodotto KS. K e S è l'area della spira, quindi è pi greco per il raggio della spira al quadrato. Abbiamo quindi ottenuto questa espressione, che è esattamente quella riportata come soluzione qui dal libro. Infine, le altre due domande le abbiamo già risposte: direzione e verso del campo magnetico indotto e il verso della corrente indotta nella spira. Infatti, abbiamo già detto che la spira fa girare la corrente in senso antiorario, per cercare di rimetterci quelle linee del campo B che sono in diminuzione e quindi per generare il campo B indotto, che sono queste freccette verdi che sono rivolte in alto.